Il Cristo ha detto, tra le tante frasi veramente epigrafiche, incise su pietre, anche una frase fondamentale: finché io sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Il Maestro è colui che dà la luce, è la luce stessa. Quando manca il Maestro, manca la luce. Se dentro di noi muore il Maestro, muore anche la luce. Se voi aprite un libro sacro di qualunque religione, non potete trovare la luce. Trovate accenni a esperienze fatte in passato della luce di Dio. Ma se vorrete la luce vera, quella che illumina ogni uomo, dovete andare dal Maestro vivente. Il Maestro è la scrittura che prende vita, che prende forma. Egli apre il sigillo che chiude ermeticamente la scrittura, spalanca davanti a noi il suo vero significato, ma non ce la può spiegare a parole. Se le scritture potessero essere spiegate con la parola scritta o pronunciata, tutti potrebbero essere maestri. La scrittura si apre quando noi facciamo un'esperienza di quello che esse contengono. Per leggere la scrittura non c'è bisogno della luce di una lampada, neanche della luce del sole. Se proviamo a leggerle al chiarore della luce fisica, non le comprenderemo mai. Dobbiamo leggerle con la lampada del nostro occhio interiore. E come diceva il Cristo, è la lampada del corpo. Se noi le scritture le leggiamo col nostro occhio interiore, non coi due occhi fisici, allora siamo in grado di comprenderne la grandezza. Così noi viviamo, come abbiamo varie volte osservato, in un ambiente eminentemente cristiano. Il cristianesimo è un modo o nell'altro, è la religione più diffusa nel mondo. E se vogliamo andare all'origine del cristianesimo, dove dobbiamo andare?
non è tanto il Natale, che è il giorno in cui il Maestro Cristo ha assunto un corpo fisico, è venuto alla luce. Non è neanche la Pasqua, quando il Cristo, secondo le Scritture, è risuscitato al terzo giorno. La vera nascita del cristianesimo è la Pentecoste. Quando quelli che poi sarebbero stati definiti come i primi cristiani videro la luce divina e ascoltarono il suono celestiale. Il Cristo aprì loro l'occhio dello Spirito che illuminò la loro mente e il loro corpo. Fece loro ascoltare la vibrazione onnipervadente. E solo allora diventarono degli autentici conoscitori spirituali. Fino allora erano immersi nell'ignoranza più cupa. Quindi il Maestro partisce ai propri discepoli questa esperienza, la luce e il suono divino. Noi viviamo in un ambiente eminentemente cristiano. Questa è l'esperienza fondamentale che è l'origine stessa di quello che poi è stato chiamato cristianesimo. Ma c'è anche un'altra esperienza importante. Che ci fa entrare nell'aspetto mistico, esoterico, spirituale della tradizione cristiana, degli albori del cristianesimo. L'esperienza di San Paolo, che andando sulla via di Damasco come persecutore dei cristiani vide la forma luminosa del Cristo, forma radiante si dice in termine spirituale, e cambiò completamente. Da persecutore divenne apostolo. Quindi al seguito del Maestro ci sono queste tre esperienze fondamentali che fanno del consesso qui presente in questa antica Chiesa degli autentici cristiani delle origini. Queste tre esperienze fondamentali che possiamo vedere ancora all'opera in mezzo a noi sono la luce, il suono e la forma radiante del Maestro. Sul monte Tabor, la montagna della trasfigurazione, gli apostoli che erano con il Cristo lo videro illuminarsi, diventò etereo.
in Oriente direbbero da guru, diventò Gurudev, la forma luminosa del maestro. Quindi del Cristo, diceva appunto Giovanni, colui che era la luce vera, è quella che illumina ogni uomo, veniva nel mondo. Perché, come abbiamo detto prima, il maestro è il portatore della luce, è la luce stessa. Senza il maestro non c'è la luce. Chi rinnega il maestro e lo dimentica, dimentica la luce. E San Paolo, che raggiunse questa illuminazione, disse appunto: eravate un tempo tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Vivete quindi da figli della luce. Per vivere da figli della luce bisogna rendere implicitamente omaggio agli insegnamenti del Maestro, che sono insegnamenti eterni, immutabili. Vedete, le scienze del mondo cambiano continuamente. Una volta i sapienti, no? Quelli che studiavano la fisica, credevano che la Terra fosse immobile, che gli astri ne ruotassero intorno. Poi venne Galileo, Copernico, e rischiarono di essere arsi vivi per portare nella fisica una verità nuova. Che cambiò completamente il punto di vista degli uomini, dal punto di vista dell'astronomia. E poi secoli dopo venne Einstein, che rivoluzionò ancora la fisica, introdusse la quarta dimensione con la teoria della relatività, il tempo, perché tutto muta appunto attraverso il tempo. L'universo non è una realtà statica, ma una realtà in continuo cambiamento. Quindi anche le scienze che studiano l'universo sono in continuo cambiamento, mutano continuamente con l'universo stesso. Anche studiare l'uomo dal punto di vista esteriore, lo studio dell'uomo muta continuamente. Una volta non si conosceva, per esempio, la circolazione del sangue, no? Medici, gli scienziati di un tempo, non avevano individuato che il centro della pulsazione del sangue era il cuore. Quindi anche la medicina muta continuamente. Nel 1700 non esisteva l'anestesia. Quelli che dovevano essere operati strillavano come ossessi. Oggi invece non ce ne accorgiamo neanche. Andiamo addormentati. Tante conoscenze sono cambiate radicalmente.
medicina un secolo fa non è più quella di oggi. Le scienze cambiano. C'è una sola scienza, però, che rimane immutabile attraverso il tempo, che non potrà mai essere cambiata. È la scienza dello spirito. Perché la scienza dello spirito studia una realtà eterna, infinita, immutabile. E quindi anche la sua conoscenza è immutabile attraverso il tempo. Quindi i maestri sono i conoscitori di questa scienza straordinaria e la impartiscono generosamente a tutti quelli che sono pronti a riceverla. Quindi l'universo è pervaso dalla luce cosmica, l'universo è sostenuto da una vibrazione celestiale. È luce e suono. Anche il mondo fisico in definitiva è caratterizzato soprattutto da ciò che vediamo con gli occhi, ciò che ascoltiamo con le orecchie. È un po' la riproduzione grossolana dell'universo spirituale. Diceva Sant'Agostino che quando col nostro orecchio interiore siamo in grado di ascoltare l'eco della parola divina, questo suono onnipervadente, allora diventiamo simili agli angeli. Come diceva il Cristo stesso, nell'aldilà le anime liberate saranno simili agli angeli. Quindi non è causale, non è casuale che un maestro Kirpal Singh, che è così generoso verso i suoi figli, li aveva condotti, niente meno, col suo potere miracoloso all'interno di un convento cristiano, o meglio ancora, come è stato ribattezzato poi dagli Dentes, no? Che erano venuti prima di noi, un ordine di origine spagnola, un monastero cristiano, monastero da più l'idea nel luogo raccolto, no? Attivo, dove la spiritualità è una scienza, almeno anticamente. Quindi non è casuale che il centro dell'uomo sia poi venuto stabilire la propria sede all'interno di un monastero cristiano.
finalmente l'autentico messaggio del Cristo ha ripreso vite, è pronto a iniettare sangue fresco nelle vene anemiche di una religione che, come tutte le religioni del mondo, per assenza di maestri pratici, sono rimaste prive di un'esperienza diretta della verità e si nutrono solo di aride teorie. Ma se voi avete un campo, non viene irrigato, non c'è l'acqua della pioggia, non potete coltivare nulla in un campo del genere. Così la religione senza l'esperienza diretta dello Spirito è arida, non dà conforto. Sì, può dare qualche consolazione. Vado a pregare, ne traggo qualche momentaneo sollievo. Oppure chiedo una grazia a Dio che è così lontano e chissà se è in grado di ascoltarmi. Chissà addirittura se esiste davvero. Questo è il destino delle fedi che non possiedono un'esperienza. Una volta c'era il re di Babilonia, Nimrod, era un re potentissimo. Possedeva città, estensioni enormi di terreno fertile, aveva schiavi, guerrieri, ricchezze infinite. Però una volta giunse a Babilonia da Occidente un saggio che aveva viaggiato, mi gli disse: in una terra sulle rive del Mediterraneo vive un grande saggio, Abramo. Disse il re: è più saggio e più potente di me questo Abramo. Il messaggero gli disse: non ha la potenza dei tuoi eserciti, non ha le ricchezze dei tuoi forzieri, né l'estensione dei tuoi campi, ma è una saggezza che gli deriva da essere in contatto col Dio che è chiamato il Dio di tutti i popoli. E allora Nimrod dice: le mie ricchezze non valgono nulla di fronte alla ricchezza dello Spirito, alla conoscenza. Mandò un messaggero da Abramo. Disse questo messaggero: il re di Babilonia, Nimrod, ti offre tutte le sue ricchezze, pronto a offrirti anche il suo regno,
per la conoscenza. Abramo si ritirò in meditazione. Era uno che parlava con Dio. E disse a Dio: il re di Babilonia mi offre addirittura il suo impero in cambio della conoscenza. Cosa devo fare? E disse Dio: paragonata la mia conoscenza, l'impero di Nimrod, non ha assolutamente alcun valore. Rispedisci a Babilonia il messaggero, è un baratto che non può essere assolutamente fatto. Perché tu baratteresti l'infinito e l'immenso con poche pietre di questo mondo. Così la spiritualità impartita dai maestri ha un valore incommensurabile. Per questo la danno gratuitamente, perché se dovessero darle un prezzo non basterebbero tutte le rendite che possediamo per pagarle. Naturalmente pagando si possono comprare tante cose utili. Tutte le cose utili hanno sempre un prezzo, però la spiritualità ha un prezzo esorbitante. Per darle un prezzo ci vorrebbe un uno, seguito da tanti zeri che non stanno sul computer. Avete mai visto i prezzi, no? Che vanno a capo? È per questo che, non potendo essere prezzata, viene data gratis dai maestri.